serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora ragazzi, oggi vi porto una nuova versione del car to car, ragazzi. Non è massivo, ma è semplice e veloce, ragazzi. Quindi iniziamo con i requisiti: un garage con all'interno i veicoli che vogliamo moddare e il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche, ragazzi, e l'abbonamento ALS Auto Raduno. Non è importante quale garage, l'importante è che sia un garage. Quindi ragazzi, a questo punto entriamo all'interno del garage, scegliamo il veicolo che vogliamo moddare, ragazzi, dopodiché lo andiamo a distruggere. Quindi io vi velocizzo la clip, ragazzi, mentre distruggo tutte le auto che voglio moddare, ragazzi, perché sì che non è massivo, ma noi in realtà potremmo moddarne una dopo l'altra e scegliere quale ci piace di più per poi andarla a salvare. Quindi ragazzi, una volta rotte tutte le macchine che vogliamo testare e moddare, prendiamo il veicolo donatore, cioè quello che ci darà le modifiche sugli altri veicoli, e andiamo a LS Auto Raduno, mentre là dentro all'interno ci sarà già un amico che ci sta aspettando. A questo punto ragazzi, non servirà che ci avvia la gara il nostro amico, potremo farlo noi. Quindi in interazione andiamo su Auto Raduno e avviamo la gara sprint. A questo punto il nostro amico dovrà semplicemente accettare l'invito che gli arriva nel telefono, ragazzi, dopodiché dovremo aspettare i soliti 30 secondi per far sì che si avvia la gara. A questo punto, una volta startata la gara sprint, raga, dovremmo andare in questa posizione dove sto andando io, che è il punto più vicino e più comodo per fare questo glitch, che consiste nel chiamare, ragazzi, il veicolo distrutto mentre noi ci andremo a buttare in acqua. Quindi chiamiamo la Morse Mutual, ragazzi, la nostra assicurazione, e ci mettiamo sullo slot del veicolo che vogliamo moddare, ragazzi, come vedete in alto a sinistra. A questo punto ci lanciamo e quando sentite il primo lampo e la schermata cambia, dovete iniziare a spammare A o X come dei pazzi. Il risultato è questo, che se non vi ha fatto moddare la macchina vuol dire che avete iniziato a spammare troppo tardi o troppo presto, ragazzi. Quindi vi rimettete in una posizione dove vi potete buttare in acqua, richiamate Morse Mutual, vi rimettete nello slot del veicolo che volete moddare, che vi ricordo che ormai l'altro l'avete aggiustato, quindi non potrete più moddarlo, ne modderete un altro, ragazzi, e appena vi buttate in acqua aspettate che cambia l'immagine e fa il primo boom, e a quel punto spammate A o X e sbadabam, raga, avremo moddato il veicolo. Adesso non ci resta altro che andarlo a salvare, e per salvare il veicolo, come al solito, ci dirigiamo da Los Santos Custom, ragazzi. Una volta qua gli diciamo al nostro amico, regà, di cambiare semplicemente lobby in tal modo che finisce la gara sprint. A quel punto noi semplicemente potremmo entrare dentro Los Santos, ragazzi, fare una qualsiasi modifica e così avremo salvato il nostro veicolo. Io spero che i miei video vi piacciono, regà, lasciate un like, lasciate un commento. Se volete moddare massivamente vi lascio in descrizione il glitch per moddare massivo. Bella, regà, alla prossima!